Benvenuti. Oggi ho il piacere di parlarvi del Cerasolo di Vittoria, unica DOCG della regione Sicilia. Ci troviamo nella parte sud-orientale dell'isola, in una vasta area che comprende tre province, Ragusa, Caltanissetta e Catania. Terreni differenti, di natura sabbiosa, argillosa, ma anche di natura calcarea, ed ad altitudini differenti. I terreni che si trovano sulla costa e si affacciano sul mar Mediterraneo a sud non superano i 200 metri sul livello del mare. Troviamo poi medie colline e alte colline che invece superano addirittura i 350 metri sul livello del mare. Quindi possiamo distinguere tre macro aree. Il clima è mediterraneo, con inverni miti ed estati calde, in alcune zone molto calde, però si usufruisce sempre dei venti che soffiano da sud e la brezza marina, comunque del mar Mediterraneo, che aiuta nelle estati calde. Escursioni termiche notevoli, con variazioni di anche 10 gradi dalle ore calde alle ore notturne. Ma il Cerasolo di Vittoria quando nasce? Nasce nel 1607, data certa, data della fondazione della città di Vittoria, ad opera della sua omonima, ovviamente, e in suo onore, Vittoria Colonna Enriquez, moglie del conte di Modica, cugino del re di Spagna, che da vedova volle incentivare la produzione della vite donando ai 75 coloni, i primi 75, un ettaro di terra affinché ne coltivassero un ulteriore a vigneto. Il Cerasolo di Vittoria però è composto da due nomi, Cerasuolo, che invece sta ad indicare ciliegia, nella traduzione del termine greca crasi, ma anche nella traduzione siciliana cerasa, come si dice ancora oggi. Questo perché? Perché il Cerasuolo di Vittoria ha il colore e i profumi della ciliegia. Cerasuolo di Vittoria oggi disciplinato dalla DOCG, che nasce e che viene riconosciuta nel 2005. Lavoro importante anche da parte del consorzio, che oggi conta una superficie vitata di 252 ettari e copre quasi l'85% dei produttori della zona. La DOCG prevede cosa? Innanzitutto, quali sono i due vitigni che fanno parte del Cerasuolo di Vittoria? Sono i due vitigni a bacca nera più noti nella Sicilia, o meglio, noto il primo, il Nero d'Avola, che è sicuramente il più conosciuto dell'enologia siciliana, è noto per la struttura e anche per il suo colore intenso. È adatto a vini che anche in monovitigno hanno lunghi invecchiamenti. Il Frappato è meno noto, anzi considerato quasi raro, ha come territorio eletto la città di Vittoria, ed è un vino che si distingue per i suoi profumi e per anche il colore ciliegia, ma scarico. Entrambi i vitigni quindi danno vita in percentuali paritarie, ma anche in percentuale maggiore del Nero d'Avola, ad ottimi Cerasuoli di Vittoria. Il disciplinare del Cerasuolo di Vittoria prevede due tipologie, una tipologia classico ed una tipologia Cerasuolo di Vittoria. Quest'ultimo può essere già immesso al commercio dal 1 giugno dell'anno successivo all'anno di vendemmia, invece nella versione classico può essere immesso al consumo soltanto dopo il 31 marzo del secondo anno successivo all'anno di vendemmia. Oggi ci troviamo di fronte un Cerasuolo di Vittoria classico dell'annata 2013, con una percentuale paritaria di Nero d'Avola e di Frappato. Al colore, il vino si presenta rosso rubino, tendente già al granato, per gli anni comunque della sua evoluzione. Al naso, ha profumi fruttati, di ciliegia, ma già ciliegia sottospirito, di prugna secca, ma anche note speziate, e di tabacco, note di cacao. È piacevole la complessità olfattiva, ma anche l'intensità al naso. Il vino è proprio d'impatto. Il sorso è pieno, il vino è caldo, morbido ed avvolgente. I tannini sono ben gestiti, ma anche ancora acidità e freschezza dominano il vino. Un vino che è destinato comunque ancora a durare nel tempo. Io vorrei proporvi
degli abbinamenti con la tradizione tipica siciliana, della cucina siciliana, quella proprio casalinga, che ama molto il commissario più famoso d'Italia, come la pasta angasciata, una pasta al forno con le melanzane, ma anche i famosi arancini di Montalbano.